Monsignore, sul volgere della fine di questo anno, un suo personale saluto e augurio per i nostri telespettatori, ma anche per tutti coloro che stanno vivendo un momento di grande incertezza già da tempo. Credo che l'augurio che tutti desideriamo è la liberazione da questa schiavitù del Covid, che è una schiavitù sotto molti profili, anzitutto quello della paura. Io vedo che c'è tanta paura in giro, c'è paura negli anziani che sono stati i primi ad essere colpiti, c'è paura nei giovani che restano spesso incollati davanti al web e non riescono ad uscirne, c'è paura nei lavoratori che si trovano di fronte alle sfide del tutto inedite di dover lavorare in queste condizioni di difesa, cautela, protezione, al tempo stesso con consapevolezza del rischio. Proprio per questo essere liberi dalla paura, essere liberi da questa minaccia, credo che è quanto noi tutti desideriamo nel profondo del cuore. Come uomo di fede io chiedo al Signore questo dono per tutti, la liberazione dal Covid, dal flagello del virus e il coraggio di guardare avanti in maniera solidale, non chiusi ciascuno nel proprio desiderio, nel proprio egoismo, nella propria volontà di uscirne, ma insieme, sapendo che da un pericolo come questo non si esce se non con una più grande solidarietà e quindi responsabilità intesa a garantire e proteggere tutti e non solo noi stessi. Quanto diceva Papa Francesco una volta, quanto di peggio potrebbe essere uscire da questa pandemia senza trarne alcun insegnamento o frutto. Il grande frutto che dobbiamo trarne, io credo, è una nuova solidarietà fra tutti, soprattutto verso i deboli, e un nuovo coraggio, una nuova speranza riposta in Dio per ciascuno di noi, per non fermarci, per non restare prigionieri del passato, per guardare avanti e costruire insieme un futuro migliore per tutti. Eccellenza, in quest'ultimo anno la mancanza, la difficoltà nei rapporti sociali che sono stati così fortemente limitati dalla pandemia hanno lasciato uno strascico indubbio e chi ne ha risentito di più sono in questo momento soprattutto i giovani. Ecco, a loro vorrei che lei si rivolgesse per dare anche un monito, ma anche coraggio, speranza. Ma io la cosa che direi come prima e che dico sempre ai nostri ragazzi è che voi siete al centro del nostro cuore. Lo siete perché non siete solo il futuro, voi siete il presente. E quando un presente è privo del contributo, della partecipazione dei giovani, è un presente monco, è un presente che non cammina in avanti. Abbiamo bisogno di voi, siete importanti. E credo che tutti noi, e qui parlo nelle vesti anche dei genitori, degli educatori, abbiamo a cuore che voi abbiate nuovamente la gioia di vivere, l'entusiasmo di sfidare il domani per costruire qualcosa di migliore, di più bello per tutti. Noi ve lo chiediamo, ma nello stesso tempo vorremmo che voi sentiste che ci mettiamo in gioco con tutto il nostro essere insieme con voi. Non vorremmo che vi sentiste soli, non vogliamo lasciarvi soli, abbiamo bisogno di voi, sappiamo però che anche voi avete bisogno di noi e soltanto insieme potremo cambiare il nostro presente e costruire il futuro che Dio e ognuno di noi si aspetta come futuro di pace, di giustizia, di bene per tutti. Il Papa prima della pandemia ha detto proprio non lasciatevi rubare la speranza. Adesso questa frase può sembrare quanto mai profetica considerato il momento. C'è proprio una vacatio di speranza in questo momento. I giovani vedono anche il loro futuro lavorativo con grande difficoltà. Ecco, per loro, a loro cosa si sente di augurare? Ma guardi, questa frase del Papa ha naturalmente un contenuto estremamente bello, positivo, e cioè che i giovani mantengano viva la fiamma della speranza per costruire il futuro. Implicitamente c'è anche una dimensione preoccupante e negativa, cioè evidentemente c'è chi vuole rubare la speranza ai giovani, chi vuole manipolarli, farne in qualche modo oggetto dei propri interessi.
farne semplicemente protagonisti di un mercato in cui vendere il proprio prodotto senza scrupoli nei confronti dei destinatari di esso. Io credo che questa è una grave e profonda minaccia. La minaccia cioè che l'altro, i giovani in particolare, siano considerati unicamente dal punto di vista dell'interesse che ce ne viene. Invece i giovani vanno amati per quello che sono, nella gratuità, nel rispetto della loro dignità, nella volontà che ognuno di loro sia se stesso e costruisca il domani nel modo più vero e più bello in cui è possibile per lei e per lui, secondo il progetto di Dio. Insomma, non guardare ai giovani come oggetto di mercato, ma guardare ai giovani come persone umane, persone libere, persone chiamate a costruire con consapevolezza e con responsabilità un domani diverso per tutti. Come tali, essi sono la ricchezza del nostro futuro e non devono lasciarsi rubare da nessuno la speranza che dà significato e bellezza alla vita. Il 2021 ha fatto registrare anche un'escalation impressionante per quanto riguarda i femminicidi e una recrudescenza del senso di possesso da parte dell'uomo, o c'è una crisi valoriale proprio della famiglia incombente che va e andrebbe forse risolta con maggiore attenzione da chi è preposto a questo ruolo? Ma vede, la questione dei femminicidi pone una questione più generale, che è quella del rispetto della donna, del rispetto del suo protagonismo, della sua dignità. Troppo a lungo il maschilismo che ha caratterizzato le culture non solo dell'Occidente ha determinato una situazione di dipendenza, perfino di sfruttamento della donna. Io credo che un rispetto che faccia della donna la protagonista della propria storia, con libertà e consapevolezza, è assolutamente necessario. La donna non può più essere né donna oggetto, né donna semplicemente manipolata dagli interessi di chi vuole dominare la società, il mercato, ma deve essere soggetto di storia libera, consapevole come persona, capace di costruire il domani secondo le potenzialità che custodisce in se stessa. E questo nuovo protagonismo femminile mi sembra che sia necessario anche a migliorare la società, a renderla più bella. Dove ci sono le donne c'è certamente un contributo all'attenzione agli altri, all'attenzione ai particolari, ai piccoli e deboli. C'è un bel proverbio arabo che dice: gli uomini guardano la foresta, le donne guardano le foglie. E abbiamo bisogno di chi ci aiuti a guardare le foglie per valorizzare il piccolo, il particolare, quello che casomai se no verrebbe trascurato, dimenticato o manipolato. La donna deve essere protagonista di questa storia di valore e di libertà per tutti. E un ultimo saluto vorrei rivolgerlo, che lo rivolgesse agli ultimi, ai malati, ai deboli, ai fragili, a tutti coloro che sono veramente in una grave difficoltà di sopravvivenza per varie ragioni. Ma veda, noi negli ultimi vediamo la persona umana anzitutto, quella persona umana che ha un valore infinito agli occhi di Dio e deve averlo agli occhi di ciascuno di noi. Io credo che in questo senso non dovrebbero esserci categorie di ultimi e di primi, dovrebbe esserci la categoria della dignità umana, dovunque essa è rappresentata, soprattutto dove essa fosse calpestata o dimenticata. Credo che questo impegno a dare spazio alla libertà, alla creatività, alla dignità di ogni persona sia l'impegno fondamentale da prendere come società, come popolo di Dio, anche come Chiesa. Siamo di fronte a un'umanità che ha bisogno di uscire da una tempesta che l'ha devastata, ma può uscirne soltanto se ognuno si fa protagonista di una storia di solidarietà con gli altri, di una storia dunque di amore e di responsabilità, di una storia in cui impegnarci tutti, perché ognuno con la dignità che gli è propria sia costruttore di nuovo domani per sé e per gli altri.